Allora, amici, ha avuto grande successo questo format che per me è faticosissimo, però purtroppo vi è piaciuto. E cioè indovinare dai trasferimenti il giocatore. Non è per niente facile, soprattutto per quelli nuovi, secondo me. Quelli vecchi sono un po' più pratico. Però vediamo, cominciamo. Via, primo. È Criscito. Criscito, Zenit di San Pietroburgo. Nuorese, Torres, Napoli, Parma, Chelsea, Cagliari, Gianfranco Zola. Gianfranchino Zola, in Inghilterra amatissimo come pochi altri. Ecco, quello non potrebbe io un po' essere che era all'Arsenal. Olandese, olandese che è passato dal PSV al Manchester United, al Lione e al Barcellona. Lione è arrivato dall'Ajax e quindi non può essere. Lo sai che non mi viene? Mi sarebbe mai venuto Depay. Kovacic. Kovacic, perché non me lo ricordo la Dinamo Zagabria. Griezmann. Salisburgo, Southampton e Liverpool dal 2010. Dunque sì, a Liverpool dal Southampton. Mané. Sta giocando bene a Leverkusen, tra l'altro, ha fatto un sacco di gol. Schick. Schick. Uno dei giocatori che in Italia ha avuto il massimo exploit giocando, poi è andato alla Roma per i problemi col ginocchio, ricordate? Stranissima questa cosa di Schick, veramente. Molto strana. Timo Werner. Lipsia, 4 anni, strepitosi. Allora, Ajax, Hamburgo, Real Madrid, Tottenham, Hamburgo, Betis, Midtjylland, Esbjerg. Minchia, Midtjylland, l'ho fatto il Midtjylland nel 2018. Van der Vaart, chi è? Van der Vaart. Questo era difficilissimo, eh. Questo era difficilissimo. Al PSV dal 2020, Dortmund, Monaco, Dortmund. Tedesco. Nazionale. Come no? L'attaccante è attaccante, vero? Sì, è trequartista attaccante. Porca miseria il nome. Segniamo un gol discretamente. Non lo so, quello della finale del 2010. Ma lo sai che non mi viene il nome? Mi viene Falco Götze perché è uno. Leva Falco. Bravo, Götze, è Mario. Götze, eh? Mario Götze. Barcellona, Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, Barcellona. Tornò a Barcellona dopo 7 anni. No, questo non lo so. Ah, beh, potevo capire Wolverhampton Barcellona, lo potevo capire. Adama Traoré. Bologna, Sampdoria, Lazio, Leicester dal 2001. Vabbè, Mancini. Perché non avevo letto, non lo vedevo come uno. Mancini ha finito nell'Eister. Manolas. Manolas, Roma-Napoli. Manolas, ce l'avrei un aneddoto su Manolas.
Un giorno facevamo una partita di Manolas. Manolas era costretto a impostare per motivi tattici di quella partita lì. E devo dire che no, non me ne volere Manolas, è un grande difensore, però in impostazione il pallone faceva un rumore di una bruttezza in cuffia, tipo pff, quando lo prendeva, una cosa brutta. No, scusa, Manolas, scusaci. Però faceva, era una giornata così, magari era la cuffia, ma faceva molto ridere questa cosa. Allora, Manchester United, Real Madrid 9 anni, Juventus, chi sarà questo? Ci vogliamo mettere i gol accanto? Vabbè dai, questo è abbastanza facile. Diciamo che è il 7. Diciamo che è il 7. Cristiano Ronaldo, questo è, diciamo, più semplice di tutti. Allora, Mönchengladbach, Bayern di Monaco, Inter, Bayern di Monaco, Metro Stars, Lothar Matthäus. America de Cali, Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta, Zapata. Verona, San Bonifacese, Verona, Napoli, Chelsea. Jorginho. San Bonifacese fece anche un anno strano, la San Bonifacese. Lazio, Monza, Foggia, Roma, Inter, Brescia e Ascoli. Lazio, Monza, Foggia, Roma, Inter, Brescia e Ascoli. Dunque, Roma, Inter, c'era, in quegli anni c'era Moriero, però è passato, nel 98 era già l'Inter. Foggia, Roma, Inter. Ce l'ho. No, non ce l'ho. Non è Rambaudi, quindi non ce l'ho. Rambaudi no. Ha ragione, me lo dovevo. Gigi, perdonami. Mi sono perso. Perdonami Gigi, non mi sono ricordato di te. Ah beh, Kukarički sembra un ballo più che una squadra. Ho ballato la Kukarički. Belgrado, Kolarov. Empoli, Iperzola, Varese, Viareggio, Empoli. Ah, innanzitutto l'Iperzola dov'è? Zola Pedrosa, provincia di Bologna. Di Zola Pedrosa. Faranno Gorgonzola non si fa in quella zona, si fa più vicino a. Poi Varese forse più vicino alla zona. E Viareggio. Empoli, Udinese, però dove. Di Natale. Huracán, Banfield, Boca, Genoa, Inter, Bologna e Brescia. Questo è il Trenza, Rodrigo Palacio. Betis, Elche, Betis e Napoli, dal 2018. È uno spagnolo che sta a Napoli dal 2018, è Fabian? Fabian. Milan, Padova, Palermo, Torino, United, Parma, Inter, Darmian. Atletico Madrid, Alaves, Real Madrid, Real Sociedad e Milan. Castillejo. Ah, Teo Hernandez. No, non sapevo che aveva giocato, non mi ricordavo che ha giocato nella Real Sociedad. Milan, Sassuolo, Juventus, Locatelli, che era primavera del Milan, fece il suo esordio lì. Talleres, Banfield e una vita all'Inter. Quindi un argentino che ha giocato una vita all'Inter. Del Banfield, ma sarà mica Javier Zanetti. Prima c'era un'altra squadra, la prima è stata Disneylandia, l'aveva fondata il papà. Per Javier. M'ho ricordo. Martial, non lo sapevo.
Barcellona, Bayern di Monaco, Liverpool. Beh, questo ci ha avuto una discreta carriera, direi, nel complesso. Dal 2020 a Liverpool. Dunque, che okay, l'hanno preso, ma è arrivato all'Ipsia. Thiago. San Paolo, Resa Ragozza, Palmeiras, Roma, Milan. Cafu. Milito. Questi abbiamo preso abbastanza. Ragazzi, allora, ve lo dico, è faticosissimo perché dovete fare mente locale sulle squadre, gli anni, le cose. È una cosa faticosissima. Però so che vi divertite molto e quindi mi presto a questo gioco. Spero vi siate divertiti. Se vi divertite con questi format, iscrivetevi al canale. Ciao!